Buongiorno, allora andiamo a vedere i sondaggi, cosa avete votato? Aspettate, ok. Allora, la prima farina è questa qui, Pink Cake della Max Protein. Poi, pancake ovviamente, 71%. La crema come topping, quella al Kinder Bueno, che la trovate sul supplement. E marmellata no, ok. E per accompagnare la colazione, latte e caffè, va benissimo. Quindi adesso io vado a preparare i pancake e ci vediamo nella classica postazione che vi faccio vedere, cioè ce li mangiamo e vediamo come sono. Raga, io non so se riuscite a vedere, ma l'impasto è rosa. Madonna, c'è un profumo di effruttato. Di limone, di non lo so di cosa, ma mamma mia, raga, già mi sono innamorata solo del profumo. E adesso vado a fare i pancake. Prima di iniziare vi faccio vedere anche che sono le 10:41 del giorno 31 marzo. Stavo dicendo aprile. Eccoci qua di nuovo. Eccoci qua con la colazione, quindi ha vinto i pancake, io adoro, la farina ha un profumo spettacolare, mi piace tantissimo gli odori fruttati, specialmente se di solito le farine tipo fragola sono sempre un po' chimico, sanno sempre un po' di chimico, invece devo dire che questa proprio all'odore no, mi piaceva molto, sentiva anche il limone, gli agrumi. Buona, veramente buona l'odore, quindi dobbiamo ancora provarla. E poi sopra ho messo questo qui della Fit Style, che è un burro Bueno, cioè Kinder Bueno, cioè raga, è uguale. Eccola qui, sia la farina che ho. La crema spalmabile la trovate sul supplement. La farina io l'ho presa dentro, ecco, dentro alla busta, cioè, tamaniamo troppo, raga, perché mattina voi volete farla appena sveglia. È il gusto America Snack, dove all'interno trovate 5 pacchettini da 300 grammi l'una. Io per il momento ho provato la bianca e Pink Cake e devo dire che è molto molto buona. Sono entrambe buone, specialmente anche questa Pink Cake si sente proprio una marcia in più. White è molto molto easy, come, cioè, è un gusto semplice, però è molto buona. Sinceramente a me le farine della Max Protein piacciono sempre, quindi andiamo ad assaggiare. Primo pancake, morbidissimo. Forse dovevo fare l'impasto un po' più liquido, molto buono, mi piace. Scusatemi per le condizioni, dopo mi renderò un po' più presentabile. Visto che sono le 11, penso che andremo a fare il pranzo verso le 2, verso le 3. Io vi adoro perché avete scelto latte e caffè, non solo caffè, perché la mattina io mi prendo il naso, la mattina io adoro il latte e caffè. Questo burro è buonissimo, infatti io non vedo l'ora di provare quello lì a pistacchio, che ce l'ho fortunatamente. Che poi io penso
visto che Pink Cake di questo pacco di American Snack, sì, ce l'ho là, perciò guardo. Penso che sia la versione grande e Pink Donut. Penso di sì. Non facevo i pancake da mesi. Perché ultimamente facevo sempre le crepe. Però raga, le crepe ci vuole un botto di tempo a farle rispetto ai pancake. I pancake almeno ne fate 3-4 alla volta, pure 5 alla volta avete fatto, le crepe no. Una alla volta, io faccio sempre 100 grammi o 120 di impasto, perché comunque ne escono 7-8, comunque siamo io e mia sorella già la mattina che facciamo colazione, poi i miei gli piace che dopo mangiato si mangiano una crepe, quindi la faccio sempre un po' in più. E quindi non dico che ci vuole un'oretta, ma mezz'ora sì. Quindi niente ragazzi, adesso finisco di bere il mio latte e caffè e noi ci vediamo dopo con il pranzo. Sono le 14.08 del martedì 31 marzo, andiamo a vedere cosa avete scelto. Non avevo dubbi, ha vinto gnocchi di zucca con fiocchi di latte e carne tagliata a tocchetti verso couscous con verdure e merluzzo, cioè ha vinto per il 72%, infatti non avevo dubbi. Quindi adesso io vado a cucinare e noi ci vediamo dopo. Spero che mi vedo. Eccoci qua con il pranzo, mi sono anche un po' sistemata. Cioè raga, io da quando ho staccato la prima clip, cioè l'ultima clip della colazione, sono dalle 11 che sto studiando, infatti sono quasi le 3 e penso che faccio un unico passo, infatti ho fatto comunque una porzione tra virgolette un po' più abbondante, proprio perché non faccio merenda e facciamo direttamente la cena. Ho usato come questi pezzettini di carne che vedete, l'arrosto di bovino perché non avevo il macinato, con i fiocchi di latte e i gnocchi di zucca, ma voi già sapete tutto, quindi buon appetito! Buonissimo! Potete usare anche il macinato di bovino. Questi gnocchetti sono la fine del mondo, sono delle usciane, buoni buoni. Raga, avevo una fame pazzesca. I gnocchetti sono super morbidi, infatti io li adoro, cuociono tipo neanche in 5 minuti.
Quindi niente ragazzi, io ho terminato anche il mio pranzo. Quindi niente ragazzi, adesso ritorno a studiare. Piango, ho ancora un bel po' di compiti da fare. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente stasera con la cena. Qua con il sondaggio, cosa mangio per cena, avete votato saltimbocca, pollo e avocado ovviamente, verso merluzzo, gallette e verdure. E quindi niente ragazzi, sono Leo. 20.01 del giorno 31 marzo, quindi adesso vado a preparare tutto, non vi faccio vedere vabbè la preparazione come sempre, comunque non ho capito perché si accende questa luce della preparazione, neanche comunque mentre mangio, perché è il tempo di mettermi comoda che inizierà già Harry Potter, il tempo di mangiare che inizia anche Harry Potter. E quindi poi vabbè, io vi do già, vi saluto già mo, però voi vedrete la clip di dopo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Vi lascio con la...